Non nutro ricordi romantici dei tempi del liceo. Insomma, vita mediocre, famiglia mediocre, madre casalinga e padre impiegato. Ben poche cose degne di memoria. A scuola me la cavavo. Avevo addirittura un gruppetto di amici che sono riuscito a tirarmi dietro per qualche anno. Estetico e superficiale, ma risultava efficace per fuggire dalla malinconia. Nell'incessante viavai di conoscenze vuote che circondavano la mia persona, Claudio Merisi mi parve l'unico con cui ebbi un contatto profondo. Somma di ambizioni e interessi condivisi. Purtroppo. Un volto, 100 personalità. Storie su storie che si intrecciano in scene, movimenti che si ramificano tra l'ombra del sipario e le luci della ribalta. Questa l'aurea fascinosa che attirò a sé il me bambino. Ma quando il fascino poetico va sfumando, la verità si palesa. La soddisfazione non deriva dalla ricerca artistica, ma dall'approvazione del pubblico. L'attore è un drogato di attenzioni. Una scimmietta che balla per uno scrosciare di applausi e che gode di un amore vuoto. Di questo mi innamorai. E come un avvoltoio, Claudio si cibò di questa mia passione perversa. Si vociferava tra le varie compagnie della ricerca di alcuni attori per uno spettacolo indipendente che da lì a qualche mese avrebbe debuttato a teatro. Roba di poco conto, sia chiaro, ma che comunque... Certo, non si trattava mica di Shakespeare, ma da qualche punto avrei pur dovuto cominciare. Ai provini portai con me Claudio, ambedue convinti di ottenere una parte. La ottenne solo lui. Lui soltanto. Lo invidiai. La prima, ovviamente, fu un successo. Quanto pare la scimmietta oramai si era ammaestrata al gioco. E gli veniva bene. Troppo bene. Da allora ricercai negli specchi una persona che non mi corrispondeva più. Nei tratti rincorrevo corrispondenze con la fisionomia di lui, nella speranza di acquisire per mimesi le ragioni del suo successo. Al palco e alla platea, da subito suoi, si era giunta anche la critica, che sprecava per lui fior fior di elogi. Quegli stupidi gli regalavano fiori e applausi. E nel mentre io che facevo? Mi arrabattavo all'ombra della fama per non sopperire all'oblio. Sale su sale vuote, serate rimandate e copioni al vento. Questa è la vita di un attore che non fu mai veramente attore. In quel deprimente tafferuglio, cose e persone sembravano sparire, quasi che non ci fossero mai state. I rapporti ora mi erano insopportabili. In quel piccolo gruppo di volti che tanto a me erano vicini, vi trovavo un solo volto, e nelle parole si arrivava sempre solo a lui. Capite bene che per me era un veleno. Varcata quella linea sottile che definisce l'attenzione solamente come tale, ci si imbarca nel tumultuoso, drenante attaccamento ossessivo. Una notte, morso nel profondo delle viscere, trasformai l'ossessione in cieco livore. A Claudio non s'accostò più un volto umano, ma solamente un odio livido. Incubi vaneggianti in quelle notti mi mostravano immagini di violenza, ma che nonostante ciò mi risuonavano come espressioni di vita e di felicità. Nell'oscurità della forma lessi un messaggio orrido, ma cristallino, che non mi spaventò affatto. Uccidere Claudio. Dopo notti insonni, un altro provino. A essere sincero, non ci credevo neanche io. Andare, essere rifiutato,
per poi riandarmene. Svuotato dalla passione originaria, andai solo per l'inerzia del gesto. Con mia sorpresa, allo stesso provino trovai Claudio. Lui aveva già finito la prova e, da bravo amicone, si propose di aspettarmi. E io feci buon viso a cattivo gioco. Comunque, men che non si dica, mi ritrovai come nudo sul palco di fronte ai casting director, ai provinanti e Claudio. Soffocai al peso dei loro sguardi compassionevoli, così indiscreti nella loro spudorata gentilezza. Il sostegno nella disfatta fu come una carezza ruvida. Claudio, apparentemente ignaro della repulsione che ormai mi provocava, insistette per ritornare insieme alla metro. Tentai di nascondere alla meglio l'idea malsana che a intermittenza balenava nella mia testa. Gli incubi passati premevano su di me come imperativi categorici. Su quella banchina eravamo come piccoli insetti nel cuore della foresta nera. Tutto ci circondava, ma nulla ci vedeva. Fu proprio in quel momento che capii che potevo agire. Spinsi Claudio giù dalla banchina contro i vagoni in corsa. Morì sul colpo. Il tutto si concluse con un dimenticabilissimo titolo di cronaca nera. Io ne rimasi illeso. Nessuno mi vide. Al funerale c'erano tutti, tra colleghi, amici e parenti. Non sapevo dove collocarmi. Non condividevo il loro dolore. Ma il silenzio delle spoglie, le neni e delle prefiche scalfivano l'imperturbabile leggerezza del mio animo, facendolo vacillare. Il patimento dei cari annichilì ogni mio precedente rancore. Alla sua morte, l'odio mio tacque e il peso del pentimento iniziò a gravare sulla mia coscienza. Nei giorni seguenti, lo sguardo mi divenne sempre più opaco. Spento, smorto. Le carni mi si consumarono e il pallore della mia pelle si accentuò. Persi ogni attaccamento alla vita. Io, Dario Orfei, nel pieno delle mie facoltà intellettive, dichiaro la mia colpevolezza per l'omicidio di Claudio Merisi. Mi dispiace. Addio.